Salve ragazzi, oggi 22 gennaio, Open Day del Liceo Scientifico Giovanni da Procida. Andiamo a vedere le attività che si svolgeranno in giornata. Siamo alla postazione del progetto Scuola Viva, in compagnia di Lucia, Roberta. Roberta, ci puoi parlare un po' del progetto? Va bene, Scuola Viva è un progetto offerto dalla Regione Campania alla nostra scuola, in cui vengono messi a disposizione diversi laboratori dove vengono svolte diverse attività. Il primo modulo riguarda la comunicazione attraverso web magazine e web radio. Il secondo modulo riguarda il canto, e infatti il corso si chiama Scuola Incanta. Il terzo modulo riguarda il teatro, quindi la gestualità e il movimento del corpo. Il quarto modulo, Fili a colori, è un laboratorio scientifico dove vengono estratti naturalmente i colori dalle piante usati poi per tingere i tessuti. Il quinto modulo viene messo a disposizione ai studenti della scuola una biblioteca. Il sesto modulo riguarda le informazioni base della robotica e sul loro sviluppo. Il settimo riguarda la matematica dappertutto e insegna ai ragazzi ad approcciare la matematica anche alla vita di tutti i giorni. E l'ottavo modulo, attraverso l'arte del fumetto e della grafica, insegna la comunicazione tra ragazzi italiani e stranieri. E alcuni di questi corsi sono messi a disposizione anche a ragazzi che non frequentano questa scuola. Siamo nel laboratorio di chimica e biologia in compagnia di Benedetta Troisi di 4G. Benedetta, ci puoi parlare un po' dell'attività che state svolgendo nel laboratorio? Sì, allora, io e la mia compagna di classe Aurora Savastano ci occupiamo della parte biologica, ovvero illustriamo ai ragazzi cosa facciamo durante le ore curricolari, quindi nelle ore di scienze, per quanto riguarda l'anatomia comparata, e in particolar modo stiamo spiegando, diciamo, la struttura del sangue e dei muscoli attraverso dei preparati su vetrine che abbiamo realizzato con la nostra professoressa. Inoltre illustriamo ai ragazzi anche le attività che abbiamo svolto durante l'alternanza scuola-lavoro nello scorso anno in una clinica veterinaria. Siamo nella postazione web radio di istituto con la professoressa Di Guglielmo e la tutor Barbara Landi. Professoressa, ci spieghi l'attività in dettaglio del progetto Scuola Viva con la web radio? Sì, da tempo il liceo ha introdotto questa attività di alternanza e quest'anno con Scuola Viva anche questa attività legata alla radio, un mezzo di comunicazione dei ragazzi che però vuole veicolare delle cose serie che sono la cultura, il mondo dei giovani e il mondo del nostro liceo. In particolare siamo qui con la quarta L del nostro liceo, che ha ideato anche il nome insieme al gruppo del liceo della radio, e vorrei che parlassero loro in particolare di questa cosa. Sì, allora io sono Giola e lui è Giovanni di quarta L. Abbiamo preso questo progetto con molto entusiasmo, in quanto la radio e la musica in generale, comunque essendo giovani, fanno parte della nostra vita quotidiana, e quindi crediamo che sia appunto importante sapere anche in retroscena di questa radio. E ad esempio noi abbiamo scelto il nome, abbiamo cercato di coinvolgere tutta la scuola aprendo un contest sul nostro gruppo del Da Procida, in cui appunto c'erano delle opzioni e si poteva scegliere il nome di questa radio, che è appunto Da Procida Play. E alla fine di questo progetto noi abbiamo appunto intenzione di fare in modo che questo progetto possa portare alla creazione della radio ufficiale del Da Procida.
In particolare il percorso è guidato da Radio Castelluccio, che è qui con la nostra tutor Barbara Landi, che vi darà indicazioni su quello che sarà il percorso formativo promosso dalla radio. Allora, innanzitutto è un'esperienza entusiasmante perché i ragazzi stanno rispondendo benissimo, c'è grande entusiasmo, c'è voglia di fare, soprattutto c'è grande coinvolgimento. E noi come Radio Castelluccio sosteniamo il Daprocido in questo percorso, che sarà un percorso molto attivo ma soprattutto interattivo, e i ragazzi alla fine avranno proprio la possibilità di cimentarsi concretamente con una web radio, cioè loro diventeranno registi, speaker, autori della radio d'istituto, quindi un modo per veicolare le proprie passioni, le motivazioni, le news d'istituto, tutto ciò che interessa la scuola, insomma. Quindi un gruppo, più o meno siamo sui 30 ragazzi, però che è aperto a tutto l'istituto e che soprattutto dialoga con tutte le altre realtà, quindi ci sarà il web magazine, è un mondo davvero nuovo per raccontarsi, e questa cosa ci inorgoglisce. Siamo partiti da una fase ovviamente pratica, però più teorica, però in realtà, come vedete, già è pronta tutta la postazione, abbiamo già, insomma, i primi mixer, stiamo cercando di capire quelle che sono le vocazioni dei ragazzi, per capire per quale, insomma, qual è il loro settore di riferimento, quindi se sono più portati verso la regia oppure per la produzione di contenuti. Tuttavia tutti quanti loro si sperimenteranno in tutti i settori, quindi capiremo davvero, un work in progress continuo. Al momento stiamo anche cercando di realizzare un jingle della web radio da Procida Play, ricordiamolo, quindi questo diventerà ufficialmente la radio d'istituto. Giovanni, parlaci un po' delle emozioni che stai provando, se questa esperienza della web radio ti sta piacendo oppure, e di cosa ti occupi. Allora, diciamo che questa esperienza della web radio è veramente molto interessante, perché un progetto che potrebbe essere preso come una costrizione, invece grazie a questo, diciamo, a questo progetto lo prendiamo in maniera molto leggera e ci divertiamo soprattutto. Siamo nel laboratorio di Web Magazine con Margherita Vitabile, Andrea Tisi. Ragazzi, cosa avete fatto vedere ai ragazzi oggi e di cosa avete parlato? Allora, diciamo che oggi abbiamo un poco spiegato come funziona l'alternanza scuola-lavoro, che ormai dal terzo anno è diventata obbligatoria, e abbiamo spiegato appunto il corretto funzionamento e cosa gli studenti possono fare con questa alternanza, ovvero abbiamo spiegato che tutti i ragazzi dovranno creare un'impresa arrivati in terzo superiore, e questi, grazie anche all'aiuto di professori esterni, anche universitari, potranno fare appunto nuove esperienze che li aiuteranno appunto nella vita futura. Siamo in compagnia del genitore di un futuro alunno del liceo Daprocida. Mi dica un po' le sue impressioni e cosa ne pensa appunto del liceo. Credo che il liceo sia una delle migliori scuole di Salerno, una delle migliori istituzioni culturali. Sono convinto che queste iniziative siano utili per presentare ai cittadini, ai genitori che hanno il problema di orientare i propri ragazzi per una scelta di istruzione importantissima per il loro futuro, e che dia un contributo in questa direzione. Bene, e tu, le tue impressioni? È bello, soprattutto io sono orientato per le scienze applicate. Qui dal liceo scientifico Giovanni Daprocida è tutto, grazie ragazzi, alla prossima.